Ebbene sì, avevano ragione. La Tasmania mi stava regalando molto più di quello che potessi mai immaginare. E ancora non avevo idea di quello che mi aspettava. Ogni giorno mi circondavano paesaggi incontaminati dai colori caldi e vibranti. E quel vento costante che smuoveva foglie, agitava il mare e scuoteva l'anima. Attorno a me spesso non c'era niente e nessuno. Eppure io, in quel niente, in quel silenzio assordante, in quella solitudine, ci trovavo tutto. Perché in fondo, quando trovi qualcosa che ti fa sorridere, che ti fa emozionare, che ti fa battere il cuore, ti dimentichi delle mancanze e ti ricordi che invece in questa vita non manca proprio nulla. Ed è allora che capisci di non aver bisogno d'altro se non di te stesso e qualcosa che smuova costantemente quello che hai dentro. Il mio nuovo viaggio stava giusto iniziando e sarebbe durato ancora a lungo. Sono le 5 del mattino e qui c'è un'alba assurda. Stamattina mi sono svegliata accanto alla laguna, a due passi da Swansea, che è un piccolo paesino proprio sul mare, e oggi il mio viaggio proseguirà perché voglio proprio passare attorno tutta la laguna per andare in un altro dei parchi nazionali più belli della costa est della Tasmania. E sono super emozionata perché tornerò a fare trekking e passeggiate come i giorni scorsi, che sono decisamente la cosa che più mi sta servendo, ecco, diciamo così, che più mi sta aiutando a guardarmi un po' più dentro, a riflettere, a... non lo so, mi sta schiarendo tanto tanto le idee, quindi sono super emozionata e non vedo veramente l'ora. Tra l'altro vi faccio vedere una mappa proprio che è qui, così vi fate un'idea di cosa vi sto guardando. Ieri ho passato Swansea e sono arrivata più o meno, ecco, proprio qui, è dove siamo adesso. E adesso prenderò una strada che farà più o meno così, passerà attorno a tutta la laguna, perché qui c'è una grande laguna, e andrò su questa lingua di terra, dove ci sono tantissimi trekking, percorsi da fare. È un'altra penisola praticamente. E probabilmente dormirò qui a Coles Bay, dove so che c'è un bel camping gratuito, quindi... Ecco, questo è più o meno il programma di oggi. E questo è il posto dove sono. Ero quasi da sola, ci sono solo io e ci sono altri ragazzi proprio dietro al mio van con una macchina. Il resto è vuoto. Oddio, guardate che bello! Ecco perché amo i viaggi on the road. Bellissimo. Sono ufficialmente arrivata sulla penisola, a Coast Bay, e adesso vado un po' ad esplorare la zona e a chiedere un po' di informazioni, perché voglio sapere come sfruttare al meglio questi due giorni per fare i trekking migliori. E la cosa migliore da fare in questi casi è chiedere ai local. Quanto è chiara l'acqua! Questi fiori hanno un profumo assurdo. Bellezza. Sono le 12 e sto per mangiare un cinnamon roll con un cappuccino. Potrei essere scomunicata dall'Italia per questo, ma va bene così. Dopo aver fatto un giro a Coles Bay e chiesto un po' di informazioni in giro, ho deciso di fare il trekking domani, visto che è abbastanza lungo. Sono venuta a cercare l'ennesimo camping gratuito. Questo è il camping di Swan Bay Camping, qualcosa del genere, e è bellissimo perché praticamente, nonostante sia un campeggio gratuito, quindi mi aspettavo il solito parcheggione dove ti metti un po' dove ti pare, ti incastri insieme agli altri, in realtà questo ha tutte piccole aree tipo di mini parcheggi circondati dal verde, e tu ti puoi scegliere letteralmente la tua postazione. Io ho preso quella lì in fondo e poi ci sono altre macchine, però hai la tua privacy, il tuo spazio, e poi c'è quella casetta lì che penso proprio sia un bagno. Wow, un bagno. No vabbè, cioè non potete capire che cosa c'è davanti a me, io sono senza parole.
praticamente sentivo un rumore strano in sottofondo, tipo uno scricchiolio, e cercavo di guardarmi intorno a capire dove, da dove venisse, se fosse tipo l'acqua che ribolliva da qualche parte. Praticamente vedo tutti i puntini davanti a me, ora ovviamente faccio vedere, e ho appena capito di essere circondata da migliaia di migliaia di migliaia di migliaia di paguri. Cioè questo, guardate, cioè non ne ho mai visti di così grandi. Yeah. I'm gonna do the circle. There is this circle that lasts like 5 hours. Move on, because I've got to be in Hobart, because the car's making a noise. When I have the air conditioner on, I get 3 beeps. You don't really need it. No, I don't need it down here, but yeah. They can, because I went to have a look. Questa è una cosa che io adoro dell'Australia. Ovunque tu sei, becchi questi signori con un sacco di esperienze e storie da raccontare, che hanno sempre voglia di scambiare due parole e ci escono sempre delle conversazioni bellissime. Ti raccontano dei loro figli, delle loro avventure. Sono troppo contenta, ne approfitto sempre, cioè cerco sempre di prendere la palla al balzo e chiacchierare un po'. Mi sto preparando il pranzo. Sapete cosa significa? Che oggi si parte per un'altra avventura. Sì. Vi faccio vedere il percorso che farò oggi. Questa è tutta la penisola, che è un parco nazionale, e noi in questo momento siamo esattamente qui. Ora io mi incamminerò lungo questa strada per andare alla Wineglass Bay, che dicono sia spettacolare. Qui si sale, si sale, si sale, si sale, per poi proseguire lungo la costa opposta. È un percorso ad anello e ci vogliono più o meno 5 ore. Penso di metterci più o meno questo tempo, considerando anche che mi fermerò per pranzo. Andiamo. Vabbè, abbiamo capito che i percorsi che farò saranno sempre tutti con le scale. Oddio, ma si fanno. Si fanno. Vuoi via l'infarto. Sono arrivata su Wineglass Bay Lookout. Che spettacolo. Se c'è una cosa che sto apprezzando veramente tanto della Tasmania è questo venticello fresco, quest'aria pulita, sempre presente, che viene proprio dall'oceano, che giustamente la circonda, ma è bellissimo perché è proprio una botta di vita e di energia a tutte le ore del giorno, davvero ci sto facendo molto caso, che bello, poi tempo bellissimo, questo sole, però non troppo forte, troppo contenta. Ho appena attraversato lo stretto tra le due baie e adesso sono arrivata sulla spiaggia dal lato opposto. Io dei colori così non li avevo mai visti. È pieno di queste conchiglie giganti. Passeggiata finita, doccia fatta, ho deciso di ripartire. Lascio questo parco nazionale per andare un po' più a nord, più o meno di un'oretta, un'oretta e mezza, perché voglio avere abbastanza tempo per finire di vedere tutto quello che mi manca, senza avere fretta nei prossimi giorni, visto che dovrò riportare il van tra meno di una settimana. Quindi ci mettiamo in marcia, let's go! Sono appena arrivata nell'ennesimo camping gratuito vicino al mare. Adesso vado a vedere un po' che cosa si vede. Direi che anche stavolta ho trovato il posto giusto. E domani mattina mi sveglierò qui. Ora vado a preparare la cena che mi sto morendo di fame. So they just died. They just died. In their, no way. In their hundreds, they reckon. In their hundreds, they die because there's many tens of thousands. But they said if there's, they tested some and found there not to be a disease or anything. It's just tired, or old age. Wow, curious.
thanks for sharing. Ho appena avuto una bellissima conversazione con questo signore, incontrato completamente a caso sulla spiaggia, e con il quale la conversazione è iniziata completamente a caso, parlando di quanto la sabbia sia strana e scricchiolante. E niente, siamo stati lì 10 minuti a parlare, a raccontarci cose. Mi ha detto che anche lui viaggia da solo, mi ha raccontato cosa sta facendo, mi ha raccontato che lui lavora le gemme e l'argento. Ragazzi, questo è proprio il valore del viaggio, cioè incontrare persone, chiacchierare, parlare di tutto e di niente, scambiarsi consigli, suggerimenti. Adesso lui mi ha consigliato di andare al lounge e sono nei prossimi 2 giorni perché c'è un bel mercatino, una fiera delle gemme. Cioè, che cos'è il viaggio se non questo? Io rimango sempre, cioè queste conversazioni mi riempiono e mi fanno venire ancora più voglia di esplorare il mondo. E a volte farlo da soli è meglio, perché ci si apre molto più facilmente a queste situazioni. Sono proprio felice. Adesso però mi vado a preparare perché voglio partire. Visto che oggi c'è davvero un tempo del cavolo, ne ho approfittato, oltre per lavorare un po', per farmi veramente un buon pranzo. E mi sono fatta una grigliata di zucca, pollo e pane. Ci ho messo più di mezz'ora, però ne valsa la pena. Almeno smetto di mangiare insalate e cose veloci. Un buon appetito. Stanno aspettando che mi distraggo un attimo. Non avrete mai il mio cibo, mai. Dopo una giornata passata a lavorare, perché il tempo è stato tremendo oggi, purtroppo, freddo, pioggia, vento, ora sono andata alla ricerca di un altro camping dove sarò per stanotte e, ragazzi, penso che questa è la mia top 3 per adesso. Ci siamo. No! Che spettacolo! Una spiaggetta privata, praticamente. Devo dire che di giorno è tutta un'altra cosa. Sono dovuta andare a prendere la macchinetta per fare delle foto perché è qualcosa di assurdo. Guardate il colore dell'acqua. Letteralmente a 3 minuti in macchina dal camping dove ero stanotte c'è questo paesino, anzi questa baia, che si chiama Bainalong Bay, conosciuta per essere una baia dai colori senza senso, senza senso. Già vi ho fatto vedere la spiaggia prima. Immaginate che cosa c'è in questo momento davanti a me. Continuo ad essere estremamente contenta di non aver visto nulla, e dico nulla, in foto prima di arrivare in Tasmania. Mi ero solo presa i suggerimenti di un mio amico, ho detto va bene, devo fare queste cose, vedere queste cose, va bene, lo faccio. Senza proprio... No spoiler. Questo non ha senso. La sabbia è bianca, bianca come la neve. E poi ci sono queste rocce rosse. Acqua di un azzurro. È la prima volta dall'inizio del viaggio che metto benzina. Cioè, ho paura di vedere a quanto arrivo. Non si ferma! Dopo 2 giorni a inseguirci in giro per la Tasmania, forse oggi riesco a incontrare un ragazzo che mi ha scritto proprio su Instagram, che ha detto che anche lui è qui e che sta viaggiando. Adesso siamo nello stesso punto, nello stesso posto, quindi vado a cercarlo. Ce l'abbiamo fatta! La vita a volte è proprio strana. Io in quel momento lì non dovevo neanche esserci. Eppure avevo una sensazione che mi diceva di fermarmi e aspettare un giorno in più. Era quella la cosa giusta da fare. Tutto ciò che è successo dopo è un altro capitolo di questa folle storia. Ma giuro che ve la racconterò, prima o poi. Una cosa è certa, niente succede per caso. E quelle sensazioni, che spesso non capiamo neanche da dove arrivano, nascondono un potere immenso. A volte basta saperle ascoltare. I'm so sorry.